Giù l'acceleratore, launch control activated, sul freno. Impressionante, impressionante. Nuova Audi e-tron GT, più potente, più efficiente, con nuove sospensioni attive. Insomma, ce l'hanno presentata come l'Audi più intensa di sempre. E in effetti intensa credo che sia proprio un aggettivo che le si addice. Devo dire che mi ha davvero sorpreso. Vi racconto la mia primissima impressione. Salito in auto, partito, l'acceleratore è molto molto progressivo, nella prima parte di corsa quasi fin troppo morbido, quasi fin troppo graduale. D'altronde stavo uscendo dalla città, quindi ovviamente andature tranquille. Appena sono arrivato su una strada più scorrevole ed è stato il momento di fare un sorpasso, ho dato un bel pestone e diciamo che di colpo mi sono ricordato di essere su un'auto che fa da 0 a 100 in 3.4 secondi ed è la più lenta della gamma. A qualche mese di distanza dalla cugina Porsche Taycan con cui condivide la piattaforma, anche per Audi e-tron GT arriva l'aggiornamento di metà carriera. Bello sostanzioso soprattutto dal punto di vista tecnico. Elettronica di controllo e motore posteriore completamente nuovi hanno permesso un notevole salto di potenza. Ora si parte da 500 kW per la e-tron GT S per salire a 630 kW per l'RS e addirittura 680 per l'RS Performance. Stiamo parlando di 925 cavalli e 1027 Nm di coppia, che si traducono in uno 0-100 in 2.5 secondi. Ci si deve invece accontentare di 2.8 secondi per la RS non performance e appunto 3.4 per la S, da cui è partita la mia prova sulle colline fuori da Francoforte. Si guida veramente, veramente bene. Sterzo, bello preciso, tra l'altro mi piace molto proprio a livello tattile questo volante ricoperto in Alcantara con la corona non troppo spessa, anche come diametro non troppo grande, veramente veramente piacevole. Rigidezza ovviamente si può regolare a seconda delle modalità, più morbida alle basse velocità, più rigido alle andature normali, questo insomma ormai siamo abituati, però nel complesso un comando sterzo davvero ottimo. Anche nei tornanti stretti, micidiale, micidiale. In tutto ciò teniamo sempre a mente che non stiamo parlando di una sportiva compatta, ma di una quattro porte in cui si può viaggiare più che comodi sia sulla fila anteriore che posteriore, con un bagagliaio a prova di vacanza, dove anzi ho apprezzato molto il fatto di trovare questa pratica rete che ha tenuto ferma la mia valigia, altrimenti viste le prestazioni e le strade percorse non so dove sarebbe finita. Accelerazione non c'è neanche bisogno che ve lo dica, d'altronde i numeri parlano chiaro, con le elettriche ormai siamo abituati, ma in realtà a questi livelli non tanto, insomma quando si va in zona 3 secondi bassi, se non addirittura come sull'RS 2 secondi e mezzo, si parla di accelerazioni veramente fuori di testa alle quali non si fa quasi mai l'abitudine. Quello che però mi ha sorpreso ancora di più è stata la frenata, perché ho trovato un'integrazione veramente ottima fra frenata rigenerativa e frenata meccanica. Tra l'altro la frenata rigenerativa sulla nuova e-tron GT arriva fino a 400 kW di potenza, che corrispondono quasi a mezzo G di decelerazione, e ragazzi si parla già di una frenata bella intensa senza ancora aver fatto intervenire i freni veri e propri, tutta energia che viene recuperata e torna in batteria. Quando si pesta di più sui freni ovviamente devono intervenire anche le pinze, ma il passaggio quasi non si sente, veramente veramente ben integrato. Il pedale del freno dà una bella risposta, bello rigido, quindi non si ha quel senso di spugnosità, quindi davvero una bella frenata. E quello che mi è piaciuto molto è anche la gestione della frenata rigenerativa, nel senso che quando si molla l'acceleratore l'auto scorre, rilascio totale, nessuna rigenerazione. C'è la possibilità però con i paddle al volante di andare a fare una finta scalata, quindi far intervenire la rigenerazione, avere quel senso di freno motore che quando magari ci si avvicina una curva, quando l'auto davanti inizia a rallentare, può essere molto utile senza dover per forza andare sul pedale del freno. Ma frenata rigenerativa che interviene anche in autonomia in maniera diciamo così predittiva, quando l'auto davanti sta rallentando e i radar lo percepiscono, senza dover toccare nulla, semplicemente si sente l'auto che inizia a rallentare un poco. Personalmente preferisco di gran lunga questo tipo di frenata rigenerativa, che si può modulare, che si adatta anche al contesto, rispetto alla sola one pedal drive, che
in molti usi può essere comoda guidare l'auto, ok, solo col pedale dell'acceleratore, però a me la possibilità di rilasciare completamente e sentire l'auto che scorre piace. E poi quando voglio rallentare, posso decidere io di chiederlo. Ovviamente le prestazioni sia in termini di potenza che di frenata rigenerativa sono rese possibili dal pacco batteria, che grazie alla nuova chimica delle celle raggiunge la capacità di 105 kWh 97 netti, con la possibilità di erogare e assorbire correnti decisamente più intense, il che si traduce ovviamente in benefici anche lato ricarica, che arriva ora a una potenza massima di 320 kW. E il miglioramento consiste soprattutto nel poter accettare questa potenza in un range di temperature e di percentuali di ricarica molto più ampio, il che significa ridurre, se non quasi del tutto eliminare, la necessità di precondizionamento della batteria e poter accorciare di molto i tempi reali di ricarica. Parliamo di 18 minuti per andare dal 10 all'80%. Molto interessante anche il fatto di poter visualizzare a schermo la potenza massima, così potrà ricaricare in base appunto alle condizioni della batteria. Informazione probabilmente non poi così utile nella pratica, ma da nerd mi ha incuriosito molto. Ovviamente, oltre a migliorare prestazioni e ricarica, il nuovo pacco batteria ha permesso di aumentare notevolmente l'autonomia, grazie anche a una riduzione sostanziale dei consumi. Parliamo di un'autonomia da ciclo WLTP che sfiora i 600 km. Le Audi elettriche di vecchia generazione non hanno mai brillato per efficienza, ma da quel che ho potuto vedere il miglioramento è notevole. Ovviamente aspetteremo i dati del nostro centro prove per confermarlo. Negli interni l'aggiornamento non porta grandi sconvolgimenti. La novità più interessante è questo vetro praticamente a cristalli liquidi elettrocromico, che permette di regolare la schermatura. Praticamente io comandando dallo schermo posso lasciarlo trasparente o schermarlo per segmenti, arrivando a renderlo tutto opaco, con anche la possibilità di impostarlo così diviso per bande, creando questa sorta di disegno che al di là dell'aspetto estetico ovviamente è molto utile per avere appunto una schermatura che si possa regolare in base alle condizioni. Quando fa più caldo magari si copre tutto, quando invece ci si vuole godere completamente la trasparenza si può liberare, se si vuole una via di mezzo, via così. Per il resto l'abitacolo è ovviamente un abitacolo di gran qualità, non ci si potrebbe aspettare altrimenti, visto il livello dell'auto. Quello che mi ha un po' destabilizzato è la scelta del posizionamento dei vani. In particolare mi è dispiaciuto non trovare qua davanti uno spazio comodo per mettere il cellulare, magari con una piastra wireless. Ricarica wireless, che invece è qua nel pozzetto. Interessante il fatto che sia messa praticamente in verticale con una clip che tiene fermo il telefono, così non sbatte in giro. Vero che quando si è in auto il cellulare andrebbe messo giù e non toccato, però insomma qua sotto nel pozzetto chiuso non mi sembra proprio il massimo della comodità, ecco. E anche le prese USB-C per attaccarlo sono sempre nascoste nel pozzetto, infatti io devo caricarlo, ci ho messo un po' a trovarle. Molto interessante per quanto riguarda gli interni la possibilità di personalizzazione basata su una gamma veramente ampia di opzioni in quanto a materiali, colori e finiture. E per chi non si accontentasse delle scelte standard, esiste anche il programma Audi Exclusive che permette di dare sfogo anche ai gusti più particolari. Anche esternamente nessuna rivoluzione, ma questa è l'RS Performance, quindi possiamo vedere i dettagli dedicati a questa versione in camouflage carbon. Secondo me veramente bello. Abbiamo il baffo qui sul muso, le calotte degli specchietti, guardate che riflessi, e anche l'estrattore posteriore. Dove troviamo come altro dettaglio dedicato alla versione più cattiva questa luce in verticale. Camouflage carbon anche per questa fascia sopra la minigonna. E qui invece vediamo i fantastici cerchi da 21 pollici forgiati, che lasciano ben vedere questi dischi e pinze enormi. Anche all'interno ritroviamo la decorazione in carbonio per tutto il fascione, inserto sulla portiera che separa questa pelle con cucitura contrasto da tutta questa parte in alcantara, scelta dei materiali veramente aggressiva. E a proposito di aggressività, guardate qua, tasto per la modalità RS e tasto Boost, per avere la bellezza di 80 kW aggiuntivi per uno sprint di 10 secondi. Un altro aggiornamento tecnico molto importante sono le sospensioni attive ereditate dalle sorelle Porsche. E visto che adesso mi sono spostato su una RS che le monta e stiamo anche viaggiando in autobahn, quindi direi che posso anche dilungarmi un po' nei particolari tecnici, vi spiego come funzionano e quali sono i vantaggi che portano. Tra l'altro, visto che appunto siamo in autobahn, vi faccio notare
In questo momento stiamo andando a 130, l'insonorizzazione è veramente buona. C'è qualche frusciero dinamico, non siamo probabilmente al top assoluto dell'insonorizzazione e dell'isolamento acustico, però insomma sicuramente un gran bel comfort. E ovviamente, sempre perché siamo in autobahn, si può anche godere del fatto che anche da 130 c'è ancora un sacco di ripresa ovviamente, ma torniamo a velocità leggermente più civili, così appunto parliamo di cose serie. Sospensioni attive, innanzitutto è importante ricordare la differenza che c'è fra ammortizzatori adattivi, che insomma esistono da anni e anni, sono quelli che permettono di regolare in tempo reale lo smorzamento, cioè far sì che l'ammortizzatore sia diciamo più rigido o meno rigido, quindi rallenti di più la corsa o al contrario la lasci più libera. Questo appunto esiste già da parecchio tempo su tantissime auto. La novità più recente sono invece gli ammortizzatori attivi, quelli cioè che possono non solo frenare di più o di meno l'escursione della sospensione, ma possono attivamente controllarla, cioè possono effettivamente spingere la ruota in su o in giù. Questa appunto è un'innovazione più recente che sta arrivando nei segmenti più alti del mercato, molto interessante secondo me, perché stiamo vedendo vari costruttori interpretarla in maniera molto diversa a livello tecnico. Per esempio abbiamo visto quelle di Ferrari con la vite e il ricircolo di sfere, qui invece abbiamo un sistema idraulico, praticamente c'è una vera e propria pompa che sfrutta il sistema, il circuito elettrico ad alto voltaggio per mandare in pressione un circuito di olio dinamico, insomma un circuito di olio che tramite delle valvole viene poi spinto negli ammortizzatori, e in questo modo si può appunto forzare, controllare l'escursione della ruota. Attenzione, altra differenza da tenere a mente, anche con le sospensioni ad aria si può già da decenni alzare o abbassare l'auto, ma quello è un aggiustamento, lasciatemi dire, lento, che non può seguire la strada in tempo reale. Invece il vero vantaggio delle sospensioni e degli ammortizzatori attivi è di poter fare questa regolazione in tempi velocissimi, in frazioni di secondo, in modo da potersi adattare appunto alle irregolarità, alle curve, accelerazioni. Per esempio, se si trova un avvallamento, l'ammortizzatore spinge verso il basso la ruota, in modo che, lasciatemi dire in termini molto ignoranti, sia la ruota a entrare nella buca e l'auto invece passa sopra liscia. Quindi ovviamente vantaggio per il comfort, ma il vantaggio ancora più grande è per la dinamica di guida, perché quando si va per esempio a fare una curva, l'auto ovviamente tenderebbe ad appoggiarsi verso l'esterno, le sospensioni attive spingono al contrario per tenere l'auto perfettamente piatta o addirittura per riuscire a inclinarla leggermente verso l'interno. Il tutto ovviamente sempre controllato in tempo reale dall'intelligenza dell'auto, che può adattarsi al meglio a ogni situazione anche in base alla modalità di guida. Tra l'altro abbiamo potuto vedere in azione in maniera molto palese queste sospensioni stamattina visitando lo stabilimento produttivo. Stabilimento di Böllingerhofe, che era stato introdotto per produrre l'R8 e che appunto da quando è arrivata ha iniziato a produrre anche la e-tron GT. Nel frattempo poi l'R8 è andata fuori produzione, in questo momento quindi ci si concentra sulla e-tron GT e sulla RS6 Avant GT. E appunto, come vi dicevo, una volta che l'auto è completamente assemblata c'è una stazione in cui vengono tarate le sospensioni attive, molto interessante perché si vede proprio l'auto muoversi da sola, fa veramente impressione perché l'escursione è di parecchi centimetri. Considerate che quando si apre la portiera per salire e scendere l'auto si alza di 77 mm e lo fa praticamente all'istante, quindi l'escursione che possono fare è notevole, e vederlo fare ad auto ferma con quella velocità fa una certa impressione. Il sistema di sospensioni attive lavora all'unisono con le quattro ruote sterzanti per regalare alla e-tron GT un'agilità che fino a pochi anni fa sarebbe stata semplicemente inimmaginabile per auto di questo segmento. E per mettere veramente alla prova queste doti abbiamo concluso la giornata nel tracciato di prova di Heilbronn. Qui è stretta, è veramente stretta, ma riesce a gestire alla grande. Che lavoro! Yeah, all wheel drive.
drive strategy. I think it's more on the back here. Okay. And the setup of the differential lock. L'accelerazione è impressionante. Impressionante. Cannone. Adesso slalom. E anche qua l'alto è completamente, completamente piatta. Incredibile. Incredibile. Adesso metto di provare lo 0-100, abbiamo addirittura il cronometro, quindi piede sinistro sul pedale del freno, diamo l'ok per farlo partire, giù l'acceleratore, launch control activated, sul freno. Impressionante, impressionante, 2.5 secondi esatti, incredibile. Insomma, direi che effettivamente l'aggettivo intensa con cui ce l'hanno descritta rende bene. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa Audi e-tron GT aggiornata e ci vediamo nel prossimo video.